Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. C'è vita nel mondo dei giovani al di fuori degli smartphone e dei videogiochi, sia nel mondo dei giovanissimi, ma anche nel mondo universitario. C'è chi non si è allineato al pensiero unico, anzi, si è proprio opposto in maniera critica al pensiero unico dominante, soprattutto in questi ultimi 3 anni. È il caso degli ospiti che ho oggi, che presento subito, Amedeo Avondé, che è un studente universitario, fondatore del partito Italia Unita. Benvenuto. Grazie mille, grazie per l'invito. E benvenuto a Pietro Minute, che già i nostri ospiti, i nostri ascoltatori conoscono bene, ormai bene, 16 anni, mentre Amedeo Avondé ne ha 21, Pietro ne ha 16 ed è uno studente al biennio del liceo scientifico di Padova. Ciao Pietro, ben trovato. Grazie Carlo e ciao a tutti e grazie per l'invito. Eccoci qua. E volevo chiedere ad Amedeo, dunque hai fondato un partito, ecco, come nasce il partito che hai fondato Italia Unita? Italia Unita nasce dalla delusione profonda che io ho avuto per i partiti politici tradizionali. Io come Pietro ho avuto una passione per la politica fin da quando ero adolescente. Io sono entrato in Fratelli d'Italia quando avevo 17 anni, all'epoca ovviamente non era il partito che è oggi, era un partito di forte opposizione. Ci sono entrato quando eravamo intorno al 3-4%, quando eravamo considerati, diciamo, non si sapeva neanche se il partito sarebbe entrato o meno all'interno delle istituzioni. Man mano io ho visto questo partito crescere, non ho visto il decadimento all'interno. Ho visto come purtroppo le forze cosiddette del sistema, ovvero che possono essere i grossi potentati economici, la NATO o chi ha interessi personali e non diciamo ideali, può manovrare un partito all'interno per farne cambiare la rotta. E noi infatti vediamo quello che sta avvenendo con la Meloni, che sta seguendo alla fine quello che è stata l'esperienza del governo Draghi, a cui noi diciamo ci siamo opposti. E io, diciamo, fiutando quest'area, pur avendo avuto dentro Fratelli d'Italia incarichi per il consiglio regionale della regione Piemonte, ho collaborato con un consigliere regionale e con il Parlamento europeo, sono stato assistente parlamentare territoriale per la regione Piemonte del Parlamento europeo. Ecco, nonostante ciò, ho lasciato proprio pochi mesi prima che il governo vincesse le elezioni, perché già si era intuito, diciamo, il futuro che avrebbe preso Li purtroppo hai Fratelli. lasciati quando comunque il partito era in grossa crescita comunque, quindi li hai lasciati in un momento in cui, diciamo, da un punto di vista di meri calcoli poteva essere sconveniente, quindi questo in questo senso depone a tuo merito, voglio dire. Assolutamente sì, poi quella era anche, diciamo, la mia professione, oltre ad essere uno studente, diciamo che appunto mi occupavo di queste cose come mio principale, diciamo, tutti gli effetti, lavoro. E quindi, diciamo, per me è stata una scelta dovuta appunto a una forte convinzione ideale, nonostante appunto che in un partito ovviamente che dopo che tu ci militi da quando hai 17 anni, arriva a governare la nazione, ovviamente le possibilità di carriera sarebbero state per me, che ero già appunto inserito in questi ambiti addirittura superiori. Ma l'idea di Italia Unita nasce per, diciamo, trovare diciamo una continuità nella mia voglia di fare politica, perché se uno nasce con questa passione, è un po' come una droga, non riesce mai a smettere di fare politica. Per quello che a volte si chiedono perché il tal politico X non lascia, a volte. Se uno lo fa con convinzione, non è solo attaccamento alla poltrona, eccetera, ma per un politico è difficile, non essere tale, perché da quando sei adolescente hai questa passione, hai voglia di fare il meglio per il tuo paese, allora, ti metti a disposizione. E poi uno prova diciamo, a convincere i lettori della propria idea, diciamo, vivere di questo, ma non ci trovo nulla di Sentiamo sbagliato. un attimo Pietro, cosa ne pensa? Cosa senti delle parole di Amedeo Avondé che rispetto a te ha già 5 anni di più? Però tanto per cominciare vorrei congratularmi con Amedeo e con tutto il suo team per dare l'esempio ai giovani. È un partito infatti con una grandissima attività giovanile, lui stesso potrà confermarmi che ci sono molti giovani che hanno aderito al partito e alle idee del partito. E
Cos'altro da dire? Allora, Amedeo, diciamo che può essere stato deluso dalle correnti politiche tradizionali, in questo caso di Fratelli d'Italia, e quello che è successo esattamente a me. A me è successo un po' prima, diciamo, intorno ai 15 anni, soprattutto poco, anche po', anzi prima della pandemia. Ho iniziato a perdere fiducia in tutti i partiti e anche in quei cosiddetti partiti antisistema o che si dicevano tali, e che hanno preso alla fine dei voti improponibili durante le elezioni politiche di qualche mese fa. E la sfiducia del popolo era ampia e non si poteva infatti ignorare. Quindi capisco anche le motivazioni che hanno spinto Amedeo a creare un partito e che in meno di un anno è un partito che ha avuto un relativo successo. Sì, senti, stavo pensando, Pietro, ti mancano ancora 2 anni per avere accesso all'età del voto e ti sei già stufato dei partiti, quindi ti sei già preso avanti. Ti sei già preso avanti. Amedeo, volevo sentire un attimo, ci sono solo giovani che aderiscono a Italia Unita? È un partito proprio di ragazzi in questo momento? Ci sono tanti giovani sicuramente che fanno parte del partito e hanno ruoli di rilievo all'interno del partito, ma sicuramente no, il partito non si basa solo sui giovani perché serve anche una componente di esperienza. La politica è l'arte del governo, lo diceva anche Napoleone, il potere va visto come strumento. Per fare strumento, per utilizzare il potere servono competenze. Le competenze le hanno le persone che hanno studiato per avere quelle competenze. E sicuramente io non sono nessuno per avere tutte queste competenze da solo, motivo per il quale siamo aiutati, affiancati da persone adulte che hanno esperienze nei vari ambiti. Abbiamo per esempio Giuseppe Ventura, che è un nostro responsabile del Dipartimento Finanza, oltre ad essere coordinatore della Lombardia, che ha lavorato tantissimi anni in varie banche a livello mondiale, ha conseguito una laurea alla Ca' Foscari di Venezia. E avendo una preparazione molto specifica sulla finanza, sugli strumenti finanziari, per esempio, ha aiutato il partito a sviluppare l'idea delle banche federali pubbliche di sviluppo territoriale. E quindi, per esempio, questa è un'idea che nasce anche dal confronto con gli esperti, con le imprese, perché abbiamo anche degli imprenditori che fanno parte del partito, così come abbiamo operai, lavoratori. Anche i diritti dei lavoratori per noi sono una questione centrale. Noi sentiamo, per esempio, l'ambito della sicurezza privata, le cosiddette guardie giurate, cioè sono persone che purtroppo lavorano di notte, tutte le notti, e non hanno neanche il riposo settimanale. Però il fatto che il mondo del lavoro è così deteriorato, così saturo, anche per l'immigrazione che abbassa ulteriormente gli standard salariali e contrattuali, che uno non si può opporre, purtroppo, quindi deve tutelare sia le imprese sia il lavoro e proporre idee nuove. E questo ovviamente necessita di esperti, esperti legali, esperti Hai delle citato imprese. i diritti del lavoro, che cosa pensi dei sindacati in questo momento? La CGIL, la CISL, UIL? Allora, penso che per quanto non rappresentino più i lavoratori, perché penso che questi sindacati, diciamo che diventano il pensionificio dei capi dei sindacati che poi vanno a finire a fare i parlamentari del PD, senza fare nomi, gli ascoltatori capiscono a chi mi riferisco, così però evito i nomi, così evito le denunce, che i soldi sono pochi. E quindi, come si può dire, il sindacato ha totalmente perso la sua funzione. Il sindacato ormai fa dei contratti collettivi nazionali che, non venendo più aggiornati, non permettono, al netto dell'inflazione, di vivere una vita decorosa e dignitosa. Noi siamo l'unico paese in Europa che ha avuto una diminuzione dei salari dagli anni 90 ad oggi rispetto al corso della vita. Il potere d'acquisto è in crollo del 4,3% secondo gli ultimi dati elaborati all'Istat. Quindi se il sindacato non fa l'interesse dei lavoratori, l'interesse degli ultimi, a cosa serve un sindacato? D'altro canto, abbiamo per fortuna in Europa un esempio della Francia, dove c'è la CGT, continua a convocare scioperi, a quanto pare, insomma, Macron si deve, diciamo, fare i conti con la sua riforma delle pensioni non molto apprezzata dai sindacati. Lì i sindacati mobilitano ancora, come era da noi durante gli anni di piombo, milioni e milioni di persone, e quindi hanno un peso politico e possono ottenere, tramite la forza dello sciopero, come sempre sta nella storia, dei diritti migliori per i lavoratori. Il fatto che i nostri sindacati sono talmente corrotti che non, diciamo, hanno esaurito la loro funzione.
Da quel Senti, punto Amedeo, volevo. fatto Castellino, ecco. Senti, volevo, sentendoti parlare, stavo facendo una riflessione che anche Fratelli d'Italia qualche anno fa, quando erano all'opposizione, facevano gli stessi discorsi, no? Un po' una provocazione questa. Cosa ne pensi? Penso che, Poi sono andati al governo. guarda, io raccolgo la tua provocazione. Io, appunto, essendo lì, ho visto, sentito, diciamo, ne ero parte, per cui però me ne andai prima perché, appunto, capii già l'aria che stava tirando. Purtroppo, diciamo, io ho fatto tesoro delle esperienze di Fratelli d'Italia perché di ogni cosa della vita uno deve, diciamo, far tesoro della propria esperienza. Motivo anche per cui non ci sono giovani, ma anche persone di esperienza all'interno del nostro partito. E quindi, partendo da ciò che non ha funzionato in Fratelli d'Italia, io nell'elaborazione di Italia Unita porto avanti, diciamo, un'idea di sovranismo, di partito popolare vicino alle persone, senza i difetti che ha avuto Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha avuto una grave piaga che era quella del correntismo, delle lotte interne e delle infiltrazioni. La cosa più grave, la cosa più difficile per un leader politico, che anch'io nel mio piccolo, di un piccolo partito che è nascente, mi trovo a fare è controllare che non ci siano infiltrati, eliminare le divergenze e le diatribe per evitare il sorgere del correntismo. Da noi, da Certo. statuto, non è previsto il correntismo. Da noi, chiunque si voglia mettere in proprio fare qualcosa del genere viene automaticamente espulso. Meglio pochi ma Sì. buoni, ma non Certo. vogliamo in alcun modo conflitti di interesse, non vogliamo in alcun modo litigi, diatribe. Cioè, ho già perso troppo tempo, anche gli anni migliori della mia vita, dietro a lotte assurde di questo tipo. Io ho visto interi progetti di legge o ospedali non finanziati perché uno dello stesso partito metteva i vostri tra le ruote per motivazioni puramente elettorali a livello di preferenze personali. E questo ovviamente non fa bene né al partito, né al paese, né ai cittadini. Quindi Sì, tutto chiarissimo. Ma è. no, hai espresso in maniera molto chiara il tuo punto di vista. Pietro, ho visto che facevi cenni di assenso abbastanza spesso quando parlava Amedeo. Vuoi portare la tua riflessione? Sì, Amedeo aveva prima accennato alle banche e all'esperienza di qualcuno che sta aiutando il partito. Voi come partito avete delle idee o dei progetti a livello di sviluppo regionale e a sviluppo delle banche in Italia? Se ti riferisci alle banche pubbliche di sviluppo federale, sì, è una delle nostre proposte. Sostanzialmente, come ha spiegato Giuseppe Ventura al nostro congresso, riprendo le sue parole, questa nostra idea si basa sul fatto che le banche hanno avuto una concentrazione. Pensiamo per esempio a quello che è successo con la Credit Suisse. È fallita, è stata subita dalla UBI e quindi alla fine c'è una maggiore concentrazione del capitale. Uno dei pericoli del sistema capitalista, non che sia di per sé sbagliato, è appunto che si può portare a monopoli e concentrazioni di capitale. Per cui, teoricamente, ci dovrebbero essere delle misure statali antimonopolistiche, che però, come vediamo, non sono sempre attuate dagli stati, perché gli stati ormai hanno dei PIL, dei prodotti interni lordi, e una potenza economica e legislativa inferiore alle stesse multinazionali che dovrebbero controllare. Le banche però ha all'interno del sistema produttivo e sociale una funzione fondamentale, che è quella della cessione del credito. Un credito che può servire per acquistare un'auto, acquistare una casa, nel caso di una giovane coppia che voglia mettere su famiglia, o finanziare una startup che può essere utile allo sviluppo strategico del paese, creare posti di lavoro e così via, o semplicemente concedere credito a una qualsiasi industria. Il problema è che le banche effettuano mutui a prezzi fortemente e tassi fortemente svantaggiosi, traggono un eccessivo profitto che viene inviato in fondi di investimento. I fondi di investimento delle banche sono per definizione multinazionali, molti investono sull'S&P 500, altri su prodotti immobiliari, eccetera. E quindi è un denaro, quello dei correntisti, che viene disperso non a favore dell'industria locale, ma appunto su scala globale. E lo Stato non trae nessun profitto da ciò. Quello che si potrebbe fare è una banca pubblica di sviluppo regionale, quindi a tutti gli effetti una banca pubblica, come fosse la vecchia Banca d'Italia, che è garante di questi crediti, quindi concede i crediti in mutuo alle famiglie
e quindi permetterebbe di sviluppare la natalità, che è un punto fondamentale del nostro programma, anche per quello che concerne il futuro pensionistico. Noi siamo un paese che sta invecchiando, che è anziano e quindi ha necessità di un incremento della natalità. E permette anche di appunto, sviluppare imprese, sviluppare il tessuto produttivo e quindi favorire l'aumento del lavoro, mantenendo il capitale all'interno di un determinato territorio, in questo caso su base regionale. Sì, e quindi banche territoriali in pratica. Ecco, Sì, esattamente, ma noi, appunto. esattamente il contrario del processo che è in corso, quello che ormai di ridurre le banche a pochissime banche estremamente decentrate, ovviamente. Il processo attualmente è esattamente l'opposto in pratica di quello. Tu quindi vuoi ritornare in pratica, l'obiettivo, diciamo, di Italia Unita sarebbe quello di ritornare a un sistema bancario territoriale. Senti, volevo venire un po' alla tua anche esperienza personale di studente universitario di giurisprudenza, se non sbaglio, vero? Sì, Di esatto. giurisprudenza, ecco, com'è il clima universitario, i tuoi colleghi studenti in università, come sono rispetto alla situazione politica, economica, geopolitica? Questa domanda ti devo rispondere in totale franchezza. Il clima è a dir poco pessimo. Io mi è scaduto il mandato da consigliere di Dipartimento di Giurisprudenza. Qui io fui eletto 2 anni fa, non mi sono ricandidato proprio per via delle minacce e della tensione politica che si è causata per il fatto che io vinsi quelle elezioni con le mie preferenze. Purtroppo noi abbiamo una connivenza di elementi fortemente estremistici come possono essere, parlo dell'Università di Torino, ma come abbiamo visto anche alla Sapienza di Roma c'è una situazione simile, del PD che controlla le istituzioni e parte dello Stato, per esempio. Il PD controlla il comune di Torino e appunto questi centri sociali estremisti come possono essere la Scatasuna, come possono essere i Notav, come possono essere poi la cosiddetta lista di studenti indipendenti che ha il controllo a livello effettivamente mafioso di tutto ciò che è l'università, per cui fare un'opposizione diventa molto duro e difficile e rischi anche la tua incolumità fisica. È il motivo per cui avendo altri progetti non posso rischiare di essere, diciamo, recluso per rissa, per altri motivi, motivo per cui non mi sono ricandidato perché volevo evitare problemi con la giustizia ulteriori. E proprio con i tuoi colleghi, con gli altri studenti, vi confrontate? Che grado di interesse c'è verso la situazione attuale, che è una situazione veramente da fine dei tempi quasi, no? Cioè, siamo in un tornante della storia in pratica. Io 2 anni fa, quando appunto ancora non ero a conoscenza del livello di controllo di queste strutture di stampo mafioso, politico mafioso all'interno dell'università, io appunto fui eletto, quindi ebbi un buon riscontro da parte dei miei colleghi che riposero in me la loro fiducia. Purtroppo quando uno entra in un'istituzione deve fare dei conti con il fatto che non sempre le elezioni sono completamente trasparenti e imparziali. Non vengono rispettate le norme elettorali e appunto c'è un clima non sereno che rende impossibile fare politica all'interno delle istituzioni scolastiche e all'interno purtroppo dell'università. Tanto è che molto spesso ci sono casi di occupazione che sono contrari ad ogni normativa vigente, ma la polizia non può entrare, per esempio nell'università. Io parlai con la polizia di questo problema anche per una mia questione di sicurezza personale, ma mi dissero loro senza l'autorizzazione del rettore non possono entrare e il rettore ha stretto giro del Partito Democratico, di conseguenza poi queste formazioni più estremiste non presentano la loro lista alle elezioni, per esempio comunali, e votano il PD che dà loro la garanzia del rettore e quindi si crea un sistema di suddivisione tribale dei poteri, che non ha nulla di democratico, ma che serve alla spartizione dei fondi universitari. Questo è quello che succede, e il motivo per cui purtroppo anche c'è una fortissima, come si può dire, per parte della popolazione universitaria, che è la maggioranza, che non vota. Alle ultime elezioni, alle quali anch'io ho rifiutato di partecipare, appunto per il clima nel quale si svolgevano, che era da clima da biennio rosso,
ha votato circa il 12% dell'intera popolazione universitaria. Questo non perché ci sia un disinteresse per la politica, ma perché tanto si sa, hanno un esito scontato e predeterminato. E quindi è tutto, ho capito, è tutto in un certo senso predeterminato. Senti Pietro, se ne parla a scuola, in classe con i tuoi compagni o con gli altri studenti del liceo che frequenti o con i professori, se ne parla a scuola del conflitto russo-ucraino? Beh, allora nel febbraio del 2022 è iniziata una psicosi, hanno iniziato a fare progetti, interventi online con professoroni e ovviamente tutto volto per creare un clima pro-Ucraina. Dopo pian pianino, già ad aprile, maggio, giugno, dopo ovviamente sono state le vacanze estive, hanno iniziato a disinteressarsi, non gli hanno fregato più nulla, forse consapevoli che hanno detto tante, tante peponate, e a parte qualche fuoriuscita fuori luogo di professori che non, insomma, erano quanto inopportune, nessun ragazzo, a parte che i giovani sono molto, almeno quelli che ho in classe mia, sono molto poco combattivi a livello ideologico e politico. E quindi hanno proprio un totale menefreghismo riguardo a ciò. E non so se questa sia una cosa positiva o negativa. Positiva forse perché non fanno tanta propaganda filonato, negativa perché alla fine non possono aprire gli occhi e capire la verità dei fatti. Sì. Certo. Senti Amedeo, come vedi un ragazzo come Pietro Minute che diciamo nella vostra ambito di età ha ben 5 anni meno di te? Mi fa sentire vecchio. Ti fa sentire vecchio. Sì, perché mi ricorda come ero io a 17 anni. Spero che lui, a differenza mia, non trovi le stesse delusioni nel percorso politico, non trovi le stesse avversità. E al contrario, spero che da me prenda la prontezza, diciamo, a combattere e reagire. Quindi io, nonostante fossi in un partito che ho visto crescere, arrivare al governo della nazione, non mi sono dato per vinto, mi sono, come si può dire, messo in proprio. Quindi quello che gli auguro è di non perdere mai la voglia di combattere per le proprie idee, qualsiasi esse siano, io lo dico a tutti, anche se avessi di fronte un giovane di 16 anni del PD, gli direi combatti per le tue idee in maniera non violenta, ma perché purtroppo appunto Sì. al campus Einaudi abbiamo tanti episodi di intimidazione pseudo-mafiosa, ma gli direi in maniera gandhiana, massimo della violenza verbale, minimo della violenza fisica, come dicono la zanzara, combatti per le tue idee, quindi combatti, combatti Certo, sempre. volevi dire una cosa, Pietro? Sì, allora, come sapete, io sono molto fissato con la questione geopolitica. Allora, noi abbiamo molto parlato di Fratelli d'Italia e di come Amedeo ha fatto parte del partito. Ovviamente vorrei constatare che il partito Italia Unita, nonostante ciò, non è di destra e non è neanche di sinistra, non segue le correnti storiche tradizionali dei partiti che ci sono in tutto l'Occidente, ma bensì è un partito che ha al suo interno sia personaggi di destra che personaggi di sinistra. E a tal punto volevo chiedere che progetti o che visioni politiche avete a livello di geopolitica internazionale, cioè come vedete le questioni dei conflitti mondiali in Cina, Taiwan, oppure Israele, Palestina, Israele, Iran, quindi come vi impostate come partito, con così tante ideologie e così tante persone nel partito che hanno ideologie diverse, come vi impostate? Qual è la sintesi in pratica? La sintesi è data da quella che è la politica dei nostri fratelli maggiori, che sono quelli di Russia Unita, da cui abbiamo preso Ok, ispirazione ma nome. adesso ho capito perché prima cercavi, mettevi in primo piano la penna, non capivo, poi ho Volevo letto, poi ho farla letto. vedere a Pietro nel fuori onda, sì. Volevo vedere se riconosceva il Ok, cimelio. ok. Adesso mi accuseranno per questa penna di 5 euro di finanziamento illecito, c'è già la finanza pronta. Comunque, vorrei dire, sì, noi diciamo che ci rifacciamo un'idea di politica nuova, che è la stessa che ha visto, per esempio, col presidente Putin in Russia far confluire all'interno di Russia Unita persone più nazionaliste, persone più propense a un'economia di mercato, persone essenzialmente moderate e persone che derivavano dal Partito Comunista dell'esperienza dell'Unione Sovietica, quindi con diciamo,
un'attenzione più forte a quelli ai temi della cosiddetta del proletariato, dell'attenzione agli ultimi, dell'attenzione a un aspetto sociale della questione della ragione di Stato. Quindi in realtà non ci sono dissidi perché noi ho sempre con tutti loro un confronto sempre molto franco, molto aperto. Ogni iscritto al partito ha il mio numero di telefono, se ha qualche dubbio o perplessità può contattarmi. C'è un confronto, ma che non è teso al potere, ma è teso al dibattito, alla soluzione di finalità programmatiche per il bene del paese. E quindi Certo. penso che questo sia il modo giusto di fare politica. Senti, Amedeo, volevo chiederti, hai seguito le vicende, il viaggio della von der Leyen di Macron in Cina, l'incontro che hanno avuto con Xi Jinping? L'hai seguita? Sì, ne sono venuto a Che conoscenza. cosa ne hai ricavato? Che impressione hai avuto? Ho Pietro avuto sorride, va bene, dopo chiedo anche a te. Pietro, prego. l'impressione che gli scenari geopolitici attuali richiedano un'Eurasia, un'Europa che sia più indipendente dagli Stati Uniti, che purtroppo fanno come ogni potenza i propri interessi, che non sempre coincidono con i nostri. Noi le troveremo come alleato naturale, essenzialmente la Federazione Russa, per una questione di materie prime. L'Italia, come il Giappone, è un paese che trasforma materie prime in prodotti finiti, è una potenza industriale. Fu la quarta potenza industriale. Adesso, senza materie prime e senza un costo di energia basso, avremo difficoltà a sostenere la nostra economia. Della visita di Macron, penso che Macron ha dichiarato che l'Europa dovrebbe essere più indipendente tra i due poli, il polo cinese e il polo guidato dagli Stati Uniti, quindi sostanzialmente ha avuto ragione Putin sul concetto di multipolarismo, si è avvicinato a quella retorica. Il problema è che tra ciò che uno vuole fare e quello che effettivamente gli americani ti concedono di fare c'è sempre una grande differenza, perché bisogna ricordarsi che purtroppo per esempio in Italia abbiamo 17.000 fucili puntati, che sono 17.000 soldati americani che abbiamo sul nostro territorio, non si sa bene a fare cosa se non a controllarci, dato che nessuno ci minaccia se non diciamo purtroppo un'immigrazione incontrollata e dei problemi di criminalità di stampo mafioso o microcriminalità che sono dovuti spesso anche alle loro stesse ingerenze. Pensiamo per esempio a quelli che furono gli anni di piombo, pensiamo per esempio a ciò che fu degli anni 60, 70, 80, 90, con gli Stati Uniti, la CIA, l'organizzazione Gladio, che ebbero un ruolo determinante nel mantenere in vita e nel rafforzare la mafia. Si scoprirono con indagini della procura, delle diverse procure italiane, che molto spesso i covi, i nascondigli di armi della CIA, dei servizi segreti italiani deviati e della mafia erano gli stessi, quindi avevano gli stessi comandanti, le stesse armi, e diventa difficile non puntare il dito su di loro anche quando si parla di mafia. Sì, ok, perfetto. Volevo, Pietro, minute, volevo sentire te che impressione ti ha dato il viaggio di Macron e della von der Leyen a Pechino? Ma allora, la von der Leyen, neanche ci parlo. Allora, si è visto che la von der Leyen aveva un ruolo assolutamente marginale in questo incontro. E per quanto riguarda Macron, io posso semplificarla buttandolo un po' nel paradosso che era più che altro un viaggio di elemosina, un viaggio della Francia che rappresenta l'Unione Europea per andare da Xi Jinping e quindi dalla Cina per cercare di unire o avvicinare la Cina a livello diplomatico all'Ucraina. Cercare di fermare o di allontanare la Cina dalla sfera russa. Questo si capisce anche dagli articoli di giornale, sia dei giornali a livello di opposizione o di disinformazione o dei giornali di regime che dicono del viaggio come un fallimento diplomatico, cioè Macron è andato lì per ottenere una cosa contro la Russia e a favore dell'Occidente. E lo chiamano fallimento diplomatico perché effettivamente è stato un fallimento diplomatico. La Cina non ha ceduto un passo all'Unione Europea e agli Stati Uniti. Fallimento diplomatico annunciato, secondo te, o? Annunciato
sarebbe un po' troppo azzardato a dirlo perché in questi anni, in questi mesi, l'imprevedibilità della politica, anche a livello geopolitico, è enorme. Quindi fare qualsiasi tipo di previsione pare azzardato. Però sì, direi che è quasi certo che la Cina, così come buona parte dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente, non cederà di un passo per cedere e per unirsi al mondo unipolare, quello di Europa, quindi di Unione Europea, attenzione, e di Stati Uniti principalmente, quindi della NATO. Chiaro, chiarissimo il tuo punto di vista. Volevo chiedere a Medeo, a Vondé, quando, allora, quando sono le prossime scadenze elettorali Noi per voi? proveremo a candidarci alle elezioni europee del 2024, in particolare io desidero, spero di riuscire a ottenere le firme necessarie a candidarmi alla presidenza della Regione Piemonte del 2024, che Piemonte è la mia regione, la conosco molto bene, Torino è la città che mi ha visto, diciamo, effettuare sia gli studi del liceo, ho fatto il liceo classico a Val Salice, chi della città conosce. Qui frequento appunto l'università. Noi abbiamo tante idee, tanti progetti per questo. Purtroppo il Piemonte sta vedendo uno spauperamento della sua industria, con in particolare i nostri cari amici Agnelli e Elkann, che hanno preso un sacco di sussidi dalla città di Torino, li hanno presi dalla regione Piemonte, li hanno presi dallo Stato, per poi farci la gentile diciamo, concessione di mettere la sede fiscale legale in Olanda e in Irlanda per pagare il 6% di tasse grazie al dumping fiscale permesso dalle normative europee a cui noi siamo totalmente contrari, e fare dumping salariale e spostare la produzione in Polonia, dove un stipendio di un operaio è un terzo di quello che dovrebbero pagare in Italia. Quindi, oltre a ciò, no, il Piemonte ha patito fortemente lo scotto delle sanzioni con la diminuzione delle sue esportazioni di beni agricoli e con le sue esportazioni di prodotti di automotive nei confronti della Federazione Russa. Abbiamo perso circa, solo per questo settore, circa 800 milioni di euro di commesse della Federazione Russa. Tutto ciò aggrava un quadro economico già grave, già difficile, che richiederebbe sicuramente investimenti e una riqualificazione della città, che vede purtroppo gravissimi problemi di microcriminalità e insicurezza con la mafia nigeriana che fa ormai da padrone delle strade in zone come Barriera di Milano o il quartiere San Salvario, che ormai è dominato da spaccio e prostituzione. Chiedo scusa per chi non è del posto, ma questo, diciamo, è un quadro purtroppo di quella che è la mia amata Torino, che comunque, per quanto riguarda il centro storico, è, diciamo, è una città che merita di essere vista, che ritengo bellissima, anche superiore a Roma, perché noi Sì. siamo molto orgogliosi di essere la prima capitale d'Italia, quindi noi siamo Ho fatto orgogliosi alcuni di anni fa questo. una visita sulla Torino esoterica, che è stata molto molto interessante, con tutte le simbologie. Senti, nel programma, diciamo, fondativo proprio di Italia Unita c'è l'uscita dall'euro e dalla NATO. Sì, assolutamente sì, sempre per un discorso puramente razionale, perché la razionalità prevede di analizzare i dati economici. Quello, quando anche uno studia diritto o studia economia, la prima cosa che gli insegnano è analizza la norma, nel caso della giurisprudenza, analizza la curva dei salari, dell'occupazione, eccetera, quando uno analizza i dati economici. Noi abbiamo visto il nostro paese, che da una situazione di benessere negli anni 80-90, che ancora prima, dopo la seconda guerra mondiale, del boom economico, quando aveva una lira, quando aveva una forte economia mista, si chiamava un sistema ad economia mista, che mischiava lo Stato, le grandi imprese statali con l'impresa privata, a un sistema in cui c'è il divieto di aiuti di Stato, un sistema che prevede il liberalismo totale, l'abbattimento di ogni frontiera, e che ci vede anche acquistare adesso in ultima istanza le materie prime dagli Stati Uniti a un prezzo 5 volte superiore rispetto a quelli che avevamo con i nostri partner strategici della Federazione Russa. Quindi, se noi analizziamo i salari, come detto prima, che sono decresciuti a partire dagli anni 90, gli unici in Europa a decresciuti, il potere d'acquisto che continua a decrescere, l'inflazione che continua a salire, beh, forse uno dovrebbe dire semplicemente, senza alcun astio ideologico, forse questo progetto europeo non è un sogno, ma è più un incubo e danneggia i nostri interessi. Io penso che si possono mantenere certi trattati, come per esempio Schengen,
che favorisce il nostro turismo, anzi, si dovrebbero estendere gli ingressi senza visti anche a paesi amici come possono essere, non so, il Giappone, gli stessi Stati Uniti, perché io non ho nulla contro il popolo americano, sono molto, diciamo, contrario al loro governo, al loro imperialismo, ma non ho nulla contro i singoli cittadini di un popolo. In Giappone possono essere gli stessi amici russi, bielorussi, entrare senza visto, a visitare per portare capitale qui, grazie al turismo. A scoprire le nostre bellezze, i nostri prodotti tipici, le nostre opere artistiche, ma altri trattati come quelli di Maastricht e il Trattato di Lisbona, che hanno imposto fortissimi vincoli economici, ecco, quelli andrebbero discussi. Poi addirittura adesso l'Unione Europea vorrebbe prendere prerogative addirittura in quello che è il diritto di famiglia, che non è previsto dai trattati europei attualmente in vigore, ma addirittura vogliono fare delle risoluzioni per consentire l'iscrizione nei registri pubblici dei figli nati dall'utero in affitto. E questo è una pesante intromissione anche contraria ai trattati in quello che è il diritto di famiglia e quello che è la sensibilità di un popolo e la volontà di un popolo, perché gli italiani nelle ultime elezioni comunque non hanno votato forze favorevoli a quello che è il mondo LGBT, quindi che l'Europa ci venga sempre a imporre cosa a cui noi siamo contrari, mi chiedo a cui Chiarissimo, protest. Non ho chiarissimo, chiarissimo. Pietro, senti, l'uscita dall'euro e dalla NATO è una precondizione o l'Italia può risollevarsi anche all'interno dell'euro e della NATO? Ma badiamo al fatto che l'euro come moneta è nata proprio per sotterrare a livello economico l'Italia. Quindi che l'Italia si possa risollevare con l'euro, con l'Unione Europea e con la NATO, la vedo difficile. Perché l'euro occupa una posizione economica, l'Unione Europea una posizione amministrativa e la NATO una posizione militare. L'Italia è praticamente messa all'angolo. E quindi non ci sono, almeno secondo il mio parere, motivi per credere che l'Italia si possa risollevare con tutte queste tre componenti, quindi euro, Unione Europea e NATO, ancora presenti sul suo territorio. Se lo farà, lo farà di certo grazie a un aiuto estero, Cina, oppure un paese del Medio Oriente che ha le risorse per aiutarci, un qualche paese africano, perché noi diamo per scontato dell'Africa, ma l'Africa è di gran lunga molto più ricca a livello anche non solo potenziale economico, ma anche a livello di materie prime di qualsiasi altro continente. E ovviamente al nostro principale alleato che è la Federazione Russa. Il bello è che bisogna vedere se l'Unione Europea, la NATO e l'euro ci daranno quelle possibilità per far sì che questi paesi esteri ci possano aiutare, e la vedo molto molto dura, però mai dire mai. Sì, ok, sei anche possibilista. Ci stiamo avviando alla fine della nostra chiacchierata, della nostra intervista, però avevo una curiosità da chiedere da Amedeo Avondè, perché l'anno scorso, mi sembra, a maggio sei stato ospite alla 7, mi sembra, no? Ho visto anche dei video. Sì, Giusto? sono Mi stato sembra maggio. ospite. Com'è stata l'esperienza? Ho visto che Sono c'era stato abbastanza un fuoco di fila nei tuoi riguardi, mi sembrava, ho visto il filmato, però volevo sentire la tua esperienza, come l'hai vissuto. ospite a Reve Tira, sono stato ospite anche a Dritto e Rovescio di Del Debbio e ho anche ripartecipato alla Sette come intervistato nelle mie manifestazioni. Sì, diciamo che c'è un clima di forte ostilità a chi porta un'idea diversa, ma sono comunque stati coraggiosi di invitarmi, li ringrazio, perché sono pronto a confrontarmi ovunque, non ho problemi, anzi ne sono felice, soprattutto di confrontarmi con chi ha idee diverse sperando di convincerlo. Purtroppo le opinioni che io ho avuto di fronte sono state, come si può dire, non meritevoli di un dibattito approfondito, perché mi è stato risposto vai in Russia, vai a visitare la Russia, io ho detto venite anche voi, nessuno mi ha seguito, qualsiasi giornalista occidentale può fare l'accredito, andare a vedere anche le operazioni militari in corso, non c'è nessun divieto su questo, loro evidentemente non hanno avuto il coraggio di scoprire la verità. E sono molto rammaricato che non mi abbiano più chiamato lì a parlare. Evidentemente la verità era scomoda. Per fortuna ci sono dei canali che permettono questo. Vorrei anche ricordare
come ritornato dalla Russia, io ho mandato ai vari media, soprattutto quando ci fu lo scandalo di Putin che deportava i bambini, cioè ecco io quei centri di accoglienza li visitai, trovo questa cosa della Corte Penale Internazionale una cosa veramente assurda. L'Occidente veramente non è mai stato così lontano dalla verità, probabilmente in tutta la sua storia. Certo. Siamo nel periodo Senti, più buio tornerai in del Russia prossimamente? comunismo. Sì, tornerò a maggio, tornerò il 7 o l'8 di maggio conto di stare lì più di un mese, quindi Magari volentieri. se avremo opportunità di fare dei collegamenti, che così ci porterai la tua esperienza, ci farai un po' di aggiornamenti, sarà una buona cosa. Magari vedremo di organizzarla. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io da sempre mi occupo anche di fare informazione e controinformazione. Ho scritto da sempre per diversi giornali e sicuramente sarà per me un piacere aggiornarvi anche dalla Russia per diversi Perfetto, collegamenti. E se riuscirò benissimo. a avere i permessi anche di andare come giornalista, come blogger, anche nelle zone, diciamo, un pochino più calde, sicuramente potrò portare la mia testimonianza visiva e smentire tutte queste terribili menzogne che vengono diffuse sul conto dell'esercito russo, che assolutamente non ha deportato bambini, ma ha evacuato civili, che venivano, l'ho ricordato anche a Amnesty International, usati come scudi umani dall'esercito ucraino, e anche fonti occidentali hanno testimoniato questo. A Donetsk, purtroppo, già solo ieri una persona è morta nel mercato per colpa di armi occidentali che noi abbiamo mandato, quindi ci stiamo rendendo complici di quelli che sono tutti gli effetti e i crimini di guerra che vengono ignorati nei nostri media mentre si inventano una Certo, propaganda antirussa benissimo, xenofoba benissimo. Avremo modo incredibile. di aggiornarci su Sempre. questo. Sì. Perfetto. Pietro, hai una. Prego, ti Sì, lascio. e volevo anche ricordarvi che Amedeo ha fatto anche numerose interviste su canali televisivi in Russia, giusto? Sì, nessuno mi ha detto cosa dire, cosa fare, cioè c'è stata una Questo è molto libertà interessante. assoluta, assoluta, anche quando ho scritto articoli per i media russi. Come giornalista, nessuno mi ha censurato di una virgola. L'unica cosa che paradossalmente mi hanno chiesto è di fare attenzione alle fonti, ovvero quando tu pubblichi un determinato articolo, tu devi riportare la fonte, quindi o altri giornali o il documento originale, i dati. In Russia c'è l'università di giornalismo, ti insegnano a fare giornalismo, poi io mi occupo di altro, però c'è una forte, fortissima deontologia professionale. Cosa che qui manca totalmente. C'è un'attenzione alle fonti, un'attenzione alla verifica dei fatti e un'attenzione all'importanza delle informazioni che tu dai a milioni di persone. C'è la responsabilità di ciò che dichiari. Qui Molto interessante questa testimonianza, certo. purtroppo abbiamo Open di Mentana che è considerato un fact-checker di Facebook, ma scrive cose tipo che i russi combattono con le pale. Io, ecco, un generale russo l'ho invitato al nostro congresso d'Italia Unita, ecco, vi assicuro che i suoi soldati non hanno le pale, hanno armi di ottima fattura e un ottimo equipaggiamento. Ok, perfetto. Pietro, volevi dire un'ultima cosa? Appunto per questo che Amedeo è stato intervistato più volte in Russia, quindi molti lo conosceranno anche in Russia, per seguire gli sviluppi di lui e del suo partito e anche i miei, e vi invitiamo a iscrivervi al canale Telegram del partito di Amedeo Avondè, che è Italia Unita, e al canale Telegram mio, che è Pietro Minute. Ecco, perfetto, perfetto. Mi hai anticipato, quindi hai fatto già tu il lavoro. Benissimo. E siamo in Quindi, conclusione, prego. sì, quindi io chiedo se per favore si può mettere il canale Telegram. All'interno del canale Telegram, nella biografia, trovate il mio contatto personale, se ci siano domande sul partito, io, nei limiti del tempo umano, proverò a rispondere a tutte le vostre domande, anche persone che mi rivolgerete, c'è cioè il mio tag che è pubblico, troverete il sito del partito con all'interno del nostro programma e il nostro statuto, e chiedo se sia possibile, magari faremo un'altra live, un altro video di approfondimento, c'è un articolo molto interessante dell'agenzia stampa RRN, che parla, censurato da Facebook, non si sa perché, subito dopo che ho pubblicato questo articolo è stato censurato da Facebook, l'agenzia stampa RRN, che parla di un importante articolo su come gli americani da 30 anni abbiano preparato l'Ucraina a
alla guerra contro la Russia nel Certo. 1992. Questa è un'altra cosa molto importante che volevo sottolineare oggi, poi non abbiamo avuto il tempo, però ecco, magari potresti Ma inserire. avremo occasione confido di risentirci. Io confido anche, sentiremo anche, leggeremo i commenti dei nostri ascoltatori, ma io credo che dare spazio a giovani come Amedeo Avondè e Pietro Minuti sia molto importante perché costituiscono il futuro del paese e quindi questa è la dimostrazione anche che, come dicevo all'inizio, giusto per chiudere il cerchio, c'è vita nel mondo dei giovani, intendo dei giovani universitari e anche proprio dei teenager. Quindi aspetto proprio i vostri commenti, spero che apprezzerete questa iniziativa, questo spazio che cerchiamo di dare anche ai giovani come appunto Amedeo Avondè e Pietro Minuti, che ringrazio. Ringrazio molto, buon percorso ad entrambi, ma noi ci riaggiorneremo sicuramente a breve. Grazie. Grazie mille, buona serata e un grazie per l'attenzione a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti voi amici ascoltatori.